Ciao a tutti ragazzi, io sono Rosalinda e oggi nuovo video, nuovo Let's Talk. Oggi voglio parlarvi di un argomento che a me interessato molto, ecco, e vi ho citato spesso negli ultimi video. Sto parlando appunto dell'Oponopono. Di questa tecnica, di cosa è l'Oponopono, a cosa serve e come si fa, ecco. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi piace il video e adesso possiamo cominciare subito. Subito dalla definizione di Ho'oponopono. L'Ho'oponopono è un'antica pratica hawaiana per la risoluzione di conflitti, per la cancellazione di memorie e pensieri negativi, per la riconciliazione e il perdono interiore. E letteralmente in hawaiano Ho'oponopono vuol dire correggere gli errori. La creatrice e prima maestra dell'Oponopono, dell'identità del sé Oponopono, è Morna Nalamaku Simeona. E io mi sono avvicinata a questo nuovo mondo, insomma, all'Oponopono, abbastanza casualmente direi, perché le mie letture ultimamente sono molto per quanto riguarda la legge dell'attrazione, la meditazione, eccetera, eccetera. E tra i consigliati sul mio Kindle c'era appunto questo libro che si chiama Zero Limits di Giovitale, che appunto parla dell'Oponopono. In questo libro vediamo appunto Giovitale che fa una sorta di intervista e racconta in maniera abbastanza personale il suo incontro con il dottor Yulen, che nel libro e anche nella realtà, in realtà è una sorta di maestro e dottore che appunto parla dell'Oponopono, di come svolgerlo e di come avvicinarsi ad esso. L'Oponopono essenzialmente dice appunto che tutto quello che ci circonda, tutto quello che è nella nostra realtà, che è nella nostra vita, in realtà è nostra responsabilità, è in qualche modo colpa nostra, ecco. Perché soltanto il fatto di essere all'interno della nostra vita vuol dire che l'abbiamo causato noi. Anche il semplice fatto di una persona magari che è vicino a me può anche essere un amico, no? Che ha determinati problemi ed è nella mia vita, vuol dire che sono responsabile, perciò devo andare a ripulire, che è proprio questo il punto dell'Oponopono, ovvero ripulire. Infatti Giovitale molte volte nel libro ci dice appunto che dobbiamo ripulire proprio per arrivare allo stato zero, allo stato puro, che sarebbe appunto lo stato al quale si aspira, lo stato che è quello appunto più puro. Uno degli esempi che più mi ha colpita e che più mi ha spronata poi a cominciare ad utilizzare l'Oponopono è appunto questa storia, insomma, che è successa al dottor Yulen, che ha cominciato a lavorare per un ospedale psichiatrico alle Hawaii. E questo ospedale psichiatrico c'erano davvero tantissimi pazienti pericolosi che venivano addirittura incatenati nelle proprie celle, e gli inservienti, i medici, tutte le persone che lavoravano in quell'ospedale avevano paura di lavorarci proprio perché l'ospedale aveva un'aura negativa e i pazienti appunto erano molto aggressivi. Quando il dottor Yulen ha cominciato a lavorare in questo ospedale, si è reso conto appunto che la situazione era davvero molto critica. E in qualche modo, proprio come dicevo prima, che quindi tutto quello che ci circonda è in realtà nostra responsabilità e quindi dobbiamo accettare ciò che abbiamo nelle nostre vite, ha accettato questa situazione e ha cominciato a ripulire tutto. Lui prendeva le cartelle cliniche dei pazienti in questione e cominciava a ripulire, ripetendo il mantra che dopo vedremo, che sarebbe appunto il mantra dell'Oponopono. Così facendo, i pazienti hanno cominciato a stare meglio, ad essere meno aggressivi e pian piano sono stati anche liberati, e quindi potevano uscire, insomma, nel
luoghi comuni dell'ospedale, gli inservienti, i medici e tutte le persone che comunque lavoravano in quell'ospedale non avevano più paura di andare al lavoro e c'era un'aura più positiva, c'era un'energia più positiva in quell'ospedale, tanto che fino alla fine è stato anche addirittura chiuso perché i pazienti erano del tutto guariti. E quindi lui, così facendo, è andato a ripulire tutta quanta questa energia negativa che si era creata in quell'ospedale. Quindi principalmente l'Oponopono è un lavoro su se stessi, è l'accettazione di quello che abbiamo nella nostra realtà e di ripulire il tutto, così chiedendo scusa, chiedendo perdono al divino, alla divinità che prende il nostro problema e in qualche modo riesce a risolverlo. Infatti, appunto, nell'Oponopono, proprio come dicevo prima, bisogna arrivare poi allo stato zero, allo stato puro, che sarebbe appunto lo stato al quale si aspira e che è quello dove poi è più vicino alla felicità. Adesso vediamo però qual è il mantra che bisogna ripetere per quanto riguarda l'Oponopono. Il mantra consisterebbe in queste frasi, ovvero: ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie. Ripetendo questo mantra ci aiuterà a ripulire le situazioni e a chiedere perdono alla divinità, a chiedere perdono al divino, ad arrivare poi così pian piano allo stato zero, allo stato puro. Giovitale anche durante nel corso del libro chiede anche a Diulen come fare in modo che anche gli altri capiscano che in realtà tutto quello che succede nelle loro vite in realtà 100% responsabilità loro. E anche se entra una determinata persona nella mia vita e ha un determinato problema, vuol dire che è comunque anche responsabilità mia, e quindi inconsciamente io ho attratto quella determinata questione, quel determinato problema, quella determinata persona con quel determinato problema che magari mi dà fastidio o chi che sia, e quindi devo andare a prendere quella determinata situazione e ripulirla. Infatti uno dei video che io seguo che mi aiuta con l'Oponopono sarebbe appunto del ripetere questo mantra per circa 108 volte. E inizialmente appunto dice appunto di visualizzare un determinato problema, una determinata memoria negativa, una determinata memoria che in qualche modo sentiamo essere negativa e che e ci blocca, e visualizzarla, vedere qual è questo problema, per poi ripetere il mantra e chiedere tipo scusa al divino o anche al divino interiore, alla divinità interiore, al bambino interiore. Adesso, per quanto riguarda questo, insomma, quello che è il mio pensiero al riguardo, io ovviamente sono già circa un anno che medito e mi sono avvicinata all'Oponopono davvero da quasi un mese o due, insomma, e a mio avviso ci sono comunque tre livelli di persone nel mondo. Il primo livello proprio sono quelle persone che credono che tutto quello che circonda, che le circonda, è soltanto destino, è fato, insomma, è qualcosa, insomma, voluto dal destino, ecco. Le persone del livello 2 invece sono sveglie, nel senso che comunque si rendono conto che tutto quello che le circonda e che accade nella loro vita in realtà non è casualmente frutto, non è frutto del caso, del fato, del destino, come quelli del primo livello che appunto incolpano il destino, il fato, e a loro volta invece le persone del secondo livello si rendono conto che sono loro stesse responsabili di ciò che appunto accade nella loro vita e che sanno che
in realtà sono state loro ad attrarre determinati problemi, determinate situazioni, proprio perché è tutto fatto di energia, noi siamo fatti di energia, tutto quello che ci circonda è fatto di energia e quindi così facendo noi abbiamo attratto nella nostra vita determinate situazioni. E penso che proprio con questo l'Oponopono vada molto a braccetto, proprio perché, come dice l'Oponopono, che tutto quello che ci circonda in realtà è nostra responsabilità, è proprio quello che può far rendere sveglie le persone del secondo livello e che quindi si rendono conto che in realtà siamo noi stessi che attraiamo le situazioni nella nostra vita. Però in realtà c'è anche un terzo livello, terzo ed ultimo livello. Nel livello 3 invece la differenza tra le persone del livello 2 e le persone del livello 3 è appunto che le persone del livello 2 pensano che ci sia il libero arbitrio. Quindi, se accade qualcosa a un'altra determinata persona, insomma, quando vogliamo attrarre qualcosa nella nostra vita, può essere denaro, salute, lavoro, possiamo benissimamente farlo, ma quando si tratta di attrarre un'altra persona o addirittura una determinata relazione, è più difficile attrarre questo perché appunto quella determinata persona ha una propria anima, ho tanti articoli che parlano appunto, no, per esempio il famosissimo video di come attrarre il messaggio di una specifica persona e in questo caso non è nemmeno più persone del secondo livello perché, no, le persone del secondo livello, per esempio, io penso di essere ancora nel secondo livello, voglio avvicinarmi al terzo, però non sono ancora abbastanza capace, non sono abbastanza sveglia spiritualmente, insomma. Però le persone del secondo livello, una volta che hanno una determinata relazione, se una determinata relazione va male, le persone del secondo livello pensano: ah, vabbè, vuol dire che dovevo imparare la lezione karmica, che questa lezione karmica mi è servita per superare questa determinata situazione, e insomma, pensano che sia tutto quanto comunque frutto del destino e del fato, anche se a loro volta sanno che in qualche modo sono stati loro ad attrarre ciò che è successo. Le persone appunto del livello 3 invece si rendono conto che se vogliono qualcosa, anche se si tratta di un'altra persona, possono benissimamente attrarre quella determinata situazione, quella determinata persona, quella re determinata relazione. E quindi niente, ci sono anche questi tre livelli di persone e io penso che comunque in qualche modo, io comunque credo nella legge dell'attrazione, credo nel karma. E l'Oponopono mi ha aiutata a risvegliarmi, a svegliarmi maggiormente per quanto riguarda la spiritualità, eccetera. E vorrei arrivare al terzo livello, alle persone del terzo livello, sinceramente, perché per adesso sono ancora al secondo, perché mi rendo conto comunque di non essere ancora arrivata al terzo livello, però mi rendo conto comunque anche del fatto che tutto quello che mi circonda, tutto quello che mi accade, in realtà l'ho causato io e l'ho attratto a me, l'ho attratto io, ecco. E niente, questo è tutto per il video di oggi per quanto riguarda l'Oponopono, quindi questa tecnica, insomma, per ripulire, per il perdono interiore, per la risoluzione di conflitti, insomma, e correggere gli errori. Spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!